Torino si unisce al dolore per le vittime degli attentati di Parigi. Il sindaco Piero Fassino ha parlato alla città, insieme a lui le massime cariche istituzionali. Tanti i volti di gente comune legata all'Islam, persone scese in piazza per diffondere il proprio punto di vista dopo le azioni di un Islam che non riconoscono. All'Unione Industriale di Torino, primo confronto tra i sindacati e la Michelin. Nei giorni scorsi l'azienda francese ha annunciato un nuovo piano strategico per l'Italia che prevede la chiusura dello stabilimento di Fossano nel Cuneese e 570 esuberi. Venerdì scorso le fabbriche del gruppo si sono fermate per 8 ore e i sindacati chiedono la tutela di tutti i posti di lavoro. Controlli straordinari per la prevenzione e la repressione dei furti di rame. Sono stati condotti all'inizio della scorsa settimana dalla Polizia Ferroviaria in collaborazione con l'ARPA Piemonte in tutto il territorio piemontese. Lo sgombero dell'ex caserma alla Marmora di Via Asti, occupata da un'ottantina di Rom allontanati dai campi abusivi torinesi, ha riportato all'onore delle cronache la situazione dei Rom. Per studiare il fenomeno e tentare di garantire i diritti di questa comunità, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino ha tenuto un incontro pubblico con gli studenti. Ben ritrovati con il nostro notiziario di GRP. Torino si unisce al dolore per le vittime degli attentati di Parigi. Il sindaco Piero Fassino ha parlato sabato alla città e insieme a lui le massime cariche istituzionali. Tanti volti di gente comune legata all'Islam, persone scese in piazza per difendere e anche esprimere il proprio punto di vista dopo le azioni di un Islam che non riconoscono. Intanto la psicosi è anche arrivata a Torino dopo un pomeriggio di questo inizio di settimana tra notizie di ricerca di potenziali pericoli, di persone pericolose anche nel nord Italia e poi secche smentite da parte delle istituzioni che hanno dimostrato che si trattava di bufale. Insomma, tutto questo però dimostra un certo clima di tensione e naturalmente di paura. Ma vediamo com'è andata sabato. Siamo consapevoli che l'attentato di Parigi richiede una mobilitazione di tutte le coscienze democratiche. Ogni persona che voglia vivere nella sicurezza è consapevole della necessità di dire no a chi invece vorrebbe precipitarci in una condizione permanente di terrore. Colpiscono ovunque e chiunque perché ogni persona tema di poter essere un bersaglio, si rinchiuda in casa, viva nella paura. Noi a questo ricatto non ci pieghiamo. Oggi in piazza tanta gente comune che è venuta qua per manifestare solidarietà nei confronti di quello che è successo ieri sera a Parigi. E siamo qui per dimostrare che l'Islam non è questo, che l'Islam non è innanzitutto terrore e anzi l'Islam è il primo modo per poter combattere il terrore. Le persone che hanno agito in nome dell'Islam, l'Islam non solo non lo conoscono, ma fanno in modo di non farlo conoscere. Quindi chiunque riesca ad agire tramite la conoscenza e lo studio e la razionalità e i libri, allora riuscirà a combattere veramente ed estirpare il terrorismo. Laddove invece si vada sull'onda di un populismo di pancia, come stanno facendo diversi politici italiani, le cose non si risolveranno, perché con l'odio non si può combattere con altrettanto odio e violenza, non si risolvono le cose tra le persone. Quindi anche chi chiede ai musulmani italiani di parlare in maniera chiara e forte, stiamo parlando in maniera chiara e forte, siamo in piazza, siamo con voi e stiamo dicendo no al terrorismo da tanti anni, traduciamo libri, facciamo film, facciamo convegni, conferenze all'università, ai licei, aperte alla cittadinanza. Dov'è la cittadinanza quando queste cose capitano? Dal momento che sei italiana e sei musulmana, porti il velo, questo ti crea un qualche disagio in questo momento, ma non ovviamente verso te stessa, nei confronti magari di chi ti guarda in questo momento per quello che è successo? Quando l'ignoranza è tanta, credo che sia da un certo punto di vista naturale, non lo sto giustificando, sia naturale associare il mio velo e quindi l'appartenenza evidente religiosa ai fatti avvenuti. Non giustifico invece ed esigo come dire rispetto ed educazione nei miei confronti a prescindere, perché io non posso macchiarmi di qualcosa che non ho fatto e contro il quale combatto ogni giorno. Questa sera in piazza, in un momento così tragico però anche così solidale, anche i musulmani. Il nostro impegno non è di oggi,
non è episodico e non è limitato a questa piazza. Se c'è qualcosa che possiamo dire o possiamo chiedere è che, come fanno tanti cittadini torinesi, chiediamo che non ci sia solo un momento di piazza, solo un minuto di silenzio, ma che ci sia un impegno concreto, come il sindaco stesso anche indicato. E secondo noi questo impegno concreto è sia nei confronti della cittadinanza torinese, con cui noi in primis e poi la cittadinanza stessa chiediamo di moltiplicare le occasioni di incontro, di dialogo, di conoscenza reciproca, di collaborazione, e anche e soprattutto direi alle istituzioni. Noi abbiamo bisogno di legare le nostre comunità, di radicare più profondamente le nostre comunità nel terreno fertile della sapienzialità classica, che è quella dell'Islam della razionalità, l'Islam della tolleranza e della spiritualità. Questa è la soluzione concreta, pratica, all'interno delle nostre comunità e poi di riflesso per tutta la cittadinanza, sia per metterci al riparo rispetto alle sfide che ci stiamo trovando ad affrontare, sia per offrire una prospettiva veramente costruttiva da parte della nostra comunità, che è una minoranza, ma vuole essere una minoranza creativa, costruttiva e propositiva. La cronaca: tre operatori sociosanitari in servizio al centro per disabili Villa Varzi di Gagliate Novara, due donne e un uomo, sono agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti aggravati nei confronti di alcuni degli ospiti. Le telecamere fatte installare dai carabinieri dopo una segnalazione avrebbero documentato maltrattamenti, spintoni, schiaffi, colpi con ciabatte o con il telecomando della TV commessi dai tre operatori nei confronti di alcuni ospiti. I comportamenti sono descritti dagli investigatori reiterati in più momenti della giornata e in più giornate della settimana. Le misure di custodia cautelare al domicilio, firmate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, sono state eseguite oggi. Tre funzionari della Regione Piemonte invece sono stati condannati a risarcimenti per complessivi 393.000 euro dalla Corte dei Conti di Torino per la variante al progetto del nuovo grattacielo dell'ente in costruzione nella zona sud del capoluogo. E la Procura Contabile aveva quantificato però un danno erariale di 6,7 milioni, non luogo a procedere per l'ex presidente della Regione Mercedes Presso e anche per i 9 assessori. Per non essere identificato ha tentato di mangiare la carta d'identità. Un italiano di 44 anni è evaso dagli arresti domiciliari, che non è però sfuggito ai carabinieri del comando provinciale di Torino, che lo avevano fermato su un'auto intestata alla compagna a un posto di controllo nel quartiere Dora. L'uomo ora deve rispondere anche di resistenza. In auto, sul sedile del passeggero, aveva un crick. Ora, l'economia, ne abbiamo già parlato, continuiamo a parlare di questo tema perché è sicuramente molto rilevante per l'economia cuneese, piemontese, però in generale, visto che parliamo anche di Torino, parliamo anche di Fossano, di Cuneo e parliamo anche di Alessandria. All'Unione Industriale infatti c'è stato un primo confronto tra i sindacati e la Michelin. Nei giorni scorsi, ve lo ricorderete, l'azienda francese ha annunciato un nuovo piano strategico per l'Italia che prevede la chiusura dello stabilimento di Fossano nel Cuneese e in totale 570 esuberi. Venerdì scorso le fabbriche del gruppo si sono fermate per 8 ore. I sindacati chiedono la tutela di tutti i posti di lavoro. Oggi c'è stato un primo incontro e abbiamo parlato con un portavoce della Michelin per sentire anche la posizione, l'opinione dell'azienda. Sentiamo che cosa ci ha detto. Marco Do è della Michelin. Qual è il piano industriale nei prossimi anni? Si prevedono degli investimenti, ma al tempo stesso delle chiusure. Perché? Il piano strategico che ha presentato Michelin ha un orizzonte di tempo 2016-2020, prevede 180 milioni di euro di investimenti, l'aumento dei volumi del 17% sul sito di Cuneo, l'aumento dei volumi del 20% su quello di Alessandria, quindi una volontà di Michelin di continuare a essere presente e forte in Italia e in Piemonte. Prevede altresì la riorganizzazione della logistica, quindi per migliorare il servizio al cliente, e prevede l'arresto dell'attività di ricopertura degli pneumatici sul sito di Alessandria e la fine dell'attività, l'arresto dell'attività del sito di Fossano che produce cavi e cerchietti metallici entro la fine del 2016. Si parla comunque di accompagnamento delle persone che lavorano di Fossano verso altri luoghi di lavoro, verso altri contesti di lavoro. Che cosa significa? Le persone coinvolte in questo piano strategico sono 570, anzi 578 per la precisione. L'incontro di oggi è proprio per cercare di individuare tutti quegli strumenti che possono permettere a tutte le persone che sono coinvolte di trovare una soluzione.
Ecco, c'è stato dunque questo primo incontro, un incontro naturalmente con alcune tensioni, perché il tema, è, come abbiamo detto, è molto rilevante. Si è concluso pochi minuti fa quasi, ecco, questo incontro, e abbiamo entrambe le risposte da parte di entrambi i soggetti in gioco, cioè da una parte la Michelin, dall'altra i sindacati, li leggiamo entrambi e cerchiamo di capire cosa è accaduto. Insomma, sappiamo che c'è stata una giornata piuttosto intensa, c'è stata una pausa, una sospensiva, come si dice in termini tecnici, da parte dell'azienda, che ha voluto riflettere su alcune cose, poi è tornata a incontrare i sindacati nel pomeriggio, e questa è la comunicazione ufficiale finale. In data 16 novembre, dice la Michelin, l'azienda ha incontrato le organizzazioni sindacali, si sono confrontate sul piano strategico 2016-2020, l'azienda si è dichiarata disponibile a un confronto approfondito sui capitoli del piano strategico, ferma restando la logica della sostenibilità industriale. Per questo obiettivo sono già stati fissati due incontri, il 24 novembre e il 2 dicembre. Questo è ciò che dice la Michelin. La FIOM CGIL invece commenta in un altro modo, dice: nel corso dell'incontro i sindacati hanno chiesto all'azienda di confermare i circa 300 lavoratori interinali e di rimandare al 2017 il piano di ristrutturazione dello stabilimento di Fossano. I rappresentanti italiani dell'azienda hanno accolto le richieste, rendendosi in questo modo disponibili a discutere il piano presentato. Barbara Tibaldi, che è la segretaria provinciale della FIOM CGIL di Cuneo, ha detto: non siamo soddisfatti, ma l'accoglimento da parte dell'azienda delle nostre due richieste va inteso come un segnale di serietà e di buona volontà nella prosecuzione della discussione. Intanto però le mobilitazioni dei lavoratori vanno avanti, e in effetti domani sono già previste 4 ore di sciopero al mattino, poi forse anche al pomeriggio. I lavoratori dello stabilimento di Fossano si fermeranno anche giovedì o venerdì con manifestazioni fino davanti al comune. Ci è stato detto in modo informale, quindi ovviamente non possiamo confermare al 100%, vi diciamo soltanto quello che ci è stato anticipato, che oltre allo sciopero probabilmente ci sarà anche qualche manifestazione, naturalmente nella piazza davanti agli stabilimenti, e ci sarà in qualche modo un controllo da parte dei lavoratori, dei cancelli, insomma, o dei mezzi che entrano ed escono proprio durante queste ore di sciopero. Ripeto, questo è quanto ci è stato detto. Naturalmente nelle prossime edizioni del nostro telegiornale saremo in grado di confermarvi o meno queste, che erano soltanto intenzioni magari anche dettate dal momento di tensione che stanno vivendo. Proseguiamo intanto. Controlli straordinari per la prevenzione e la repressione dei furti di rame sono stati condotti all'inizio della scorsa settimana dalla Polizia Ferroviaria in collaborazione con l'ARPA Piemonte in tutto il territorio piemontese. 54 gli operatori, 21 le pattuglie coinvolte nell'operazione, che dopo gli opportuni controlli hanno sequestrato quintali di materiale ferroso. Denunciati anche alcuni gestori di aziende operanti nel settore dei rifiuti metallici. Sequestrato rame per 287 kg e denunciate in stato di libertà 5 persone. 19 le imprese operanti nel settore dei rifiuti metallici controllate. Sono questi, in sintesi, i risultati di un'operazione condotta su scala regionale dalla Polizia Ferroviaria a Torino, Alessandria e Novara. In città, le pattuglie di polizia hanno condotto le ispezioni con l'ausilio dell'ARPA Piemonte e personale della città metropolitana di Torino. Numerose le irregolarità riscontrate rispetto allo stoccaggio di rifiuti composti da motori e parti di autoveicoli. Altre irregolarità di tipo amministrativo sono state sanzionate con circa 2.000 euro di multa. I sequestri di materiale ferroso sono invece avvenuti nell'Alessandrino. In totale la polizia ha messo i sigilli su 260 kg di rame, 280 kg di alluminio e 29 di ottone. 27 i chilogrammi di rame sequestrati, che sarebbero del tipo di quello usato dalle ferrovie, e sono tuttora in corso gli accertamenti per verificarne l'esatta provenienza. 3 le persone denunciate per ricettazione e per la violazione della normativa a tutela dell'ambiente. Numerose irregolarità anche nel Novarese, dove la pratica di stoccare parti di autoveicoli in aree non impermeabilizzate ha portato al deferimento in stato di libertà del titolare di un impianto di smaltimenti di materiali metallici. Lo sgombero dell'ex caserma La Marmora di Via Asti, occupata da un'ottantina di Rom allontanati dai campi abusivi torinesi, ha riportato all'onore delle cronache la situazione dei Rom. Per studiare il fenomeno e tentare di garantire i diritti di questa comunità, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino ha tenuto un incontro pubblico con gli studenti. Gli studenti avranno immediatamente contezza di quale abisso ci sia fra i principi che sono scritti nella nostra Costituzione e quelle che sono purtroppo le pratiche che vengono poste in essere. Questa, per mio conto,
osservare queste aporie è una delle cose più importanti che esercita anche il giurista al pensiero critico, che è il grande assente di questa fase un po' di imbarbarimento della nostra civiltà. Siamo con il professor Ugo Mattei, che condurrà ora l'incontro con gli studenti sul tema dell'istituzione di un osservatorio che possa aiutare a capire e a comprendere qual è il fenomeno dei Rom a Torino. L'Università di Torino, insieme all'International University College, ha da qualche anno in piedi una clinica legale, nell'ambito della quale gli studenti vengono coinvolti su temi legati ai diritti delle popolazioni migranti. Questa mattina ne abbiamo istituito questa conferenza stampa, l'avevamo in realtà convocata prima dello sgombero di Via Asti per cercare di garantire in qualche modo nei fatti questo diritto di asilo e di ricovero a queste persone. Le cose non sono andate così, c'è stato lo sgombero, gli aspetti giuridici comunque non sono venuti meno ed è quindi importante che anche gli studenti sappiano che il diritto può essere utilizzato per difendere i più deboli, non soltanto per opprimerli. In particolare, secondo i suoi studi, il fenomeno ha qualche punto debole, qualche punto di forza. Vogliamo brevemente, se possibile, concentrarci sui punti deboli? Beh, l'Italia si comporta molto male rispetto ai Rom. Le pratiche di evizione che riguardano migliaia e migliaia di persone sono oggetto di un inizio di una procedura di infringimento della direttiva contro la discriminazione razziale a livello europeo. Ci sono state e ci saranno sempre più questioni legali che sorgono relativamente a questi obblighi giuridici che ci sono nei confronti delle popolazioni migranti e non stanziali, che devono poter ottenere il riconoscimento di quei diritti minimali che devono appartenere a tutti quanti. Lei propone l'istituzione di un osservatorio. Attualmente come avviene lo studio della situazione? Ma un osservatorio è importante perché ovviamente la raccolta dei dati è prodromica a qualsiasi tipo di azione, quindi io credo che sia bene che si possano coinvolgere anche gli studenti nel fare chiarezza su quelle che sono le questioni, i temi, le lamentele da parte di questa popolazione, in modo che poi dopo si possa provare ad adire alle giurisdizioni competenti per ottenere giustizia. Giustizia che ovviamente non deve guardare in faccia a nessuno, può riguardare sia soggetti pubblici che sono responsabili che soggetti privati che abbiano in qualche modo approfittato della cosa. Ultima domanda, ci sarà un incontro con le comunità? Beh, la comunità è molto presente questa mattina, ci sono moltissime persone che sono venute, anche nei loro rappresentanti eccetera, e poi certamente questo è un primo passo per stabilire un rapporto che speriamo diventi duraturo e che possa portare finalmente al riconoscimento di qualche principio di civiltà. Alla fine di un lungo lavoro per arrivare a far quadrare il bilancio di previsione 2016 della Regione Piemonte, mancano ancora 60-70 milioni che dovranno essere reperiti nei prossimi giorni attraverso una discussione politica sulle priorità. Ma non sarà una manovra all'insegna del massacro, bensì basata su una forte razionalizzazione della spesa. Il presidente della Regione Piemonte, Chiamparino, e il vicepresidente e assessore al bilancio, Reschigno, lo hanno spiegato ai giornalisti alla fine di un incontro appunto su questo tema. L'attribuzione delle risorse non c'è ancora, dice Chiamparino. È stata fatta un'attenta ricognizione anche alla luce del decreto salva sistema firmata dal presidente Mattarella. Per poter chiudere dobbiamo ancora trovare 60-70 milioni che pensiamo di poter colmare con un lavoro attento senza incidere troppo pesantemente sui capitoli di spesa. Una vendemmia a 5 stelle per i vini più importanti, i nebbioli da Barolo e da Barbaresco, ma anche Barbera, Cortese, Dolcetto, Erbaluce, Grignolino e a 4 stelle, comunque, quindi di grandissima qualità anche per gli altri vitigni. Ma come abbiamo detto, per la Barbera è uno sicuramente degli annati, il 2015 sarà una delle annate più importanti. Allora siamo andati a parlare nello specifico con un rappresentante del consorzio di tutela proprio di questo vino, che rappresenta una delle produzioni più rilevanti per l'economia piemontese, la Barbera d'Asti. Daniele Becchi del consorzio Barbera d'Asti e vini di tutta questa zona. Com'è stata per la Barbera d'Asti l'annata 2015, o meglio come sarà, visto che ovviamente è appena stata messa in bottiglia? L'annata 2015 è forse l'annata migliore che a memoria si possa ricordare. Una maturazione perfetta, un clima unico ha consentito all'uva Barbera e a tutte quelle che sono le altre denominazioni, relativi vitigni che si coltivano nel Monferrato, una
perfetta espressione delle proprie caratteristiche. Chi compra Barbera 2015 oggi è sicuro di trovarsi un vino che negli anni saprà solo crescere e migliorare. Quindi acquistatela, godetela, bevetela con gli amici. Ricordatevi che è una delle più belle espressioni territoriali che vi sia qui in Piemonte. Quali sono le caratteristiche del clima che hanno aiutato quindi questa perfetta maturazione delle uve? Ma sicuramente un'estate soleggiata, una perseveranza di un clima caldo che non ha determinato comunque uno stress idrico alle piante, un periodo della vendemmia dove non si sono verificati particolari accadimenti meteorologici, da grandinate a piogge a sedimentazioni di umidità. Cioè, il clima è stato quello che effettivamente tutti si auspicano per far sì che l'uva a partire da giugno fino a settembre sia sui filari nel modo migliore possibile. Barbera d'Asti e Barbera d'Asti Superiore, entrambe ne godranno positivamente, godranno appunto, avranno risultati positivi da quest'annata? La Barbera d'Asti e la Barbera d'Asti Superiore sono figlie della stessa madre, quindi se l'una ne gode l'altra ne godrà. La cosa bella è che mentre la prima, quindi la Barbera d'Asti, potrà essere consumata velocemente nel giro di pochi mesi, per la Barbera d'Asti Superiore dobbiamo soltanto aspettare un anno in più, visto che deve compiere il suo percorso di affinamento nei legni in cantina. Cina, Giappone, India, Repubblica della Corea, Russia, Stati Uniti e Unione Europea sono 7 i partner impegnati dal 2006 nel progetto ITER Organization, con sede in Francia. In previsione c'è la costruzione di un reattore sperimentale in grado di riprodurre sulla Terra la reazione nucleare esistente in natura nel Sole e nelle stelle e permettere di generare energia elettrica, quindi da fusione nucleare. Un reattore sperimentale per la fusione in grado di permettere successivamente la realizzazione di reattori dimostrativi. Ci spiega di cosa stiamo parlando? ITER oggi rappresenta uno sforzo comune tra i 7 paesi più importanti e più industrializzati del mondo, che rappresentano l'80% del PIL e il 50% della popolazione, in uno sforzo atto a rendere possibile l'utilizzo della fusione come fonte di energia carbon free, sicura, inesauribile, perché questa è una sfida per le prossime generazioni. In attesa che le rinnovabili possano coprire una percentuale più alta di quello che si pensa possano coprire da qui a qualche decennio, c'è bisogno di una sorgente carbon free e sicura, e la fusione può dimostrare di poter essere una opzione molto solida e importante. ITER è il reattore che dovrà dimostrare questo come primo step, quindi da ITER, che è uno sforzo più dimostrativo dal punto di vista delle tecnologie e della fisica, si passa a un sistema demo che sarà un dimostratore dal punto di vista dell'applicabilità tecnica delle tecnologie più importanti e eventualmente dei costi, che sono un parametro molto importante. Quanto si sta investendo oggi nel nucleare? In Italia l'investimento è estremamente basso, se lo si rapporta invece ai risultati. L'Italia su 1.800.000.000 di commesse high tech, quindi escludo il cemento degli edifici, ha acquisito praticamente 1 miliardo. È un risultato assolutamente straordinario che, se rapportato all'investimento, siamo a fattori assolutamente incredibili. E Piemonte, tra l'altro, di questo miliardo ha recuperato un 33%, quasi un terzo se non di più, quindi un exploit decisamente notevole e importante. Quindi è importante continuare, non servono tantissimi soldi, ma credo che un piccolo sforzo in più bisogna assolutamente farlo, perché si è dimostrato che è uno sforzo che ha delle ricadute amplificate in maniera assolutamente incredibile. Continua la ricerca di tutela del prodotto latte Made in Italy e Made in Piemonte. Nei giorni scorsi a Torino la Coldiretti ha portato una vera e propria stalla che ospitava la vacca e il vitellino per dimostrare ai consumatori da dove viene il latte e come si ottengono i formaggi senza polveri o semolavorati industriali. Il grido degli allevatori "aiutateci a salvare le nostre stalle, ma anche il vostro latte" ha echeggiato nell'oasi gialla attorno alla quale si sono radunati i numerosi consumatori. Abbiamo voluto portare qui una stalla perché abbiamo fatto vedere ai consumatori che cosa significa preservare questo patrimonio,
abbiamo voluto far vedere che cosa significa poter assicurare un futuro ai nostri giovani. Abbiamo voluto far toccare con mano anche ai bambini che non hanno la possibilità di poterlo provare in modo diverso, da dove proviene quel latte che bisognerebbe cercare anche sugli scaffali, latte prodotto dai nostri allevatori, che oggi purtroppo sono costretti a produrre vedendosi riconosciuto un prezzo che non riconosce loro neanche il costo di produzione. Ed è questo il motivo per il quale stiamo mettendo a rischio 8.000 posti di lavoro. Ecco perché multinazionali che hanno comprato marchi italiani e dovrebbero avere considerazione del territorio nel quale si sono insediati e dovrebbero assicurare ai nostri allevamenti un futuro. Non è più possibile sopportare questa situazione, che è utile anche per poter garantire la sopravvivenza dei nostri allevamenti, per poter garantire ai consumatori un prodotto di qualità. Questo è il motivo della nostra protesta. Vogliamo l'origine in etichetta per gli altri prodotti lattiero-caseari e per il latte a lunga conservazione, e vogliamo che l'antitrust ci veda chiaro in questa posizione di predominanza di alcuni momenti della filiera rispetto agli altri momenti produttivi. Questa è la cosa per la quale stiamo chiedendo anche all'opinione pubblica di poterci dare una mano. Finiamo con una notizia di cultura: grande attesa per Caravaggio, spettacolo di parole, musica e videoproiezioni con protagonista Vittorio Sgarbi, che appunto è al Teatro Alfieri proprio questa sera alle ore, no, lunedì 23 novembre, che tu scusa, alle ore 21, all'interno della sezione Soli in scena della stagione teatrale 2015-2016. Caravaggio è doppiamente contemporaneo, dice Sgarbi, è contemporaneo perché c'è, perché viviamo contemporaneamente le sue opere che continuano a rivivere, ed è contemporaneo perché la sensibilità del nostro tempo gli ha restituito tutti i significati e l'importanza della sua opera. Non sono stati il 700 e l'800 a capire Caravaggio, ma il nostro 900. Caravaggio viene riscoperto in un'epoca fortemente improntata ai valori della realtà, del popolo e della lotta di classe. Ogni secolo sceglie i propri artisti e questo garantisce un'attualizzazione, un'interpretazione di artisti che non sono più del 400, del 500, del 600, ma appartengono proprio al tempo che li capisce. Questa dunque è l'opinione di Sgarbi, che condurrà gli spettatori attraverso la vita e la pittura rivoluzionaria di Michelangelo Merisi, che questo è il vero nome di Caravaggio, in uno spettacolo teatrale arricchito dalla musica di Valentino Corvino e dalle immagini delle opere più rappresentative di un pittore lombardo noto come visual artist. Per ora è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento con GRP. Torino si unisce al dolore per le vittime degli attentati di Parigi. Il sindaco Piero Fassino ha parlato alla città, insieme a lui le massime cariche istituzionali. Tanti i volti di gente comune legata all'Islam, persone scese in piazza per diffondere il proprio punto di vista dopo le azioni di un Islam che non riconoscono. All'Unione Industriale di Torino, primo confronto tra i sindacati e la Michelin. Nei giorni scorsi l'azienda francese ha annunciato un nuovo piano strategico per l'Italia che prevede la chiusura dello stabilimento di Fossano nel Cuneese e 570 esuberi. Venerdì scorso le fabbriche del gruppo si sono fermate per 8 ore e i sindacati chiedono la tutela di tutti i posti di lavoro. Controlli straordinari per la prevenzione e la repressione dei furti di rame. Sono stati condotti all'inizio della scorsa settimana dalla Polizia Ferroviaria in collaborazione con l'ARPA Piemonte in tutto il territorio piemontese. Lo sgombero dell'ex caserma alla Marmora di Via Asti, occupata da un'ottantina di Rom allontanati dai campi abusivi torinesi, ha riportato all'onore delle cronache la situazione dei Rom. Per studiare il fenomeno e tentare di garantire i diritti di questa comunità, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino ha tenuto un incontro pubblico con gli studenti.